Ciao a tutti, bentornati o benvenuti sul mio canale. Io sono Linda. Oggi in questo video facciamo un attimo il punto sui progetti interdisciplinari. In realtà avevo già fatto un video del genere che vi linko qui da qualche parte perché l'anno scorso è stato anche questo molto richiesto, ma quest'anno me l'avete richiesto in tanti. È vero che potete andare a ritrovare il video dell'anno scorso, però vi faccio in questo video una sorta di report, di riassunto, di riassuntone, così da dare delle idee a chi magari non ha visto precedentemente l'altro video e magari a chi adesso cambiando classe si ritrova più in una rispetto che un'altra. Comunque vi posso sicuramente dire che sul canale trovate tutti i video che riguardano i progetti interdisciplinari divisi per classe, mancano solo quelli della classe quinta perché sono in lavorazione. O comunque magari ne faccio uno in cui ve li racconto tutti e via. Sentirete sicuramente dei rumori in questo video perché si sta morendo di caldo e quindi ho tutte le porte e finestre aperte. Stanno facendo dei lavori qui nel condominio, quindi non lo so oltre i treni che cosa si sentirà, ma vabbè, andiamo avanti. Allora, sul canale trovate, oltre al video generico che riguarda i progetti interdisciplinari, come dicevo prima, anche un video per ogni classe. Ma sto qui adesso a dirvi per grandi linee di cosa ho parlato negli anni precedenti. Ovviamente nessuno vieta di cambiare tema e di cambiare oggetto del progetto negli anni futuri. Non è detto che io li riprenda e li ripercorra così come li ho fatti, e questo sarebbe sicuramente un bene perché cambiando vengono anche nuove idee. Dunque, innanzitutto voglio dirvi che i progetti interdisciplinari aiutano tantissimo a raccordare fra loro le discipline, a dare ai bambini quel senso di unità e non di frammentazione tra una disciplina o tra una materia e l'altra, e rendere i contenuti, quindi gli apprendimenti, più fluidi, soprattutto più fruibili all'età, alle varie età dei bambini nelle varie classi della scuola primaria. Per quanto mi riguarda, col ciclo precedente di scuola primaria, io ho parlato e ho affrontato durante il secondo quadrimestre della prima, ho letto, diciamo, ai bambini il libro CP di Mario Lodi, che è un libro che lo so, o si ama o si odia. E io, come ho già detto nel video che trovate, vi linko qui da qualche parte, io ero una che non avevo grande simpatia per CP, però proprio perché volevo uscire da questa comfort zone, ho detto vabbè, lo voglio affrontare. E siccome invece ai bambini piace tanto, un po' perché se lo ritrovano come una sorta di ponte tra la scuola dell'infanzia e la scuola primaria, perché alcuni ne hanno sentito parlare, un po' perché è proprio un libro che racconta storie di animali, di uccellini in particolare, di gattini, eccetera. E quindi in quella fascia di età le storie di animali piacciono tanto ai bambini. E poi è scritto con un linguaggio veramente semplice e che ai bambini piace tanto. Quindi, mentre nel primo quadrimestre della prima ho raccontato loro tante storie, treno number one. Ho raccontato loro tante storie, ho anche letto tanti racconti brevi, tante storie, fiabe, senza, diciamo, avere precisamente l'idea di fare dei progetti, ma solo con lo scopo di farli appassionare alla lettura e mettere giù delle basi, che riguardano appunto le regole, che ci siamo dati della lettura, quindi non intervenire, non disturbare mentre si ascolta la maestra che legge, o che ne so io, mi lasciare tutte le domande e quindi per la fine della lettura, mettersi in una determinata posizione, togliere tutto dal banco, insomma, quello serviva per mettere le basi, tutti i racconti. Poi nel secondo quadrimestre abbiamo affrontato la lettura appunto di CP e ne abbiamo parlato ampiamente facendo anche un lavoro appunto interdisciplinare che gli aiutasse nella scrittura,
e che facesse loro poi alla fine dell'anno avere un libricino scritto e disegnato da loro. Comunque tutto quello che riguarda questo progetto lo trovate nel video dedicato a CP sul canale. In seconda abbiamo proposto Pinocchio con una lettura molto particolare, non del classico Pinocchio, ma del libro Il mio Pinocchio con le illustrazioni di Nicoletta Costa. È un libro molto particolare di cui poi vi parlerò in futuro perché in questo momento non ce l'ho, l'avevo preso in biblioteca e l'ho restituito, ma è nella mia wishlist di Amazon e quindi devo comprarlo sicuramente prima che inizi la scuola perché mi è piaciuto talmente tanto che lo voglio riproporre ai bambini. Anche su questo abbiamo fatto un mini progetto. Però non c'è il video, mentre troverete il video per la classe seconda, che raccorda, alcune discipline come scienze, come arte, come italiano ovviamente, e come geografia. E il progetto interdisciplinare di cui parlo si intitola Bandiera e gira intorno al libro sempre di Mario Lodi, Bandiera. Questo l'avevo scelto in seconda perché, tra l'altro, insegnando scienze, oltre che matematica, mi dava la possibilità di affrontare proprio il tema dei semi, i fiori, le foglie. E Bandiera è un libro che si presta tantissimo perché racconto proprio di alcune foglioline, tra cui Bandiera appunto, di un albero di ciliegio e tutte le stagioni che trascorrono, i cambiamenti appunto di questo albero col passare delle stagioni, ma anche cambiamenti a livello proprio di non solo di clima, ma anche di cose che accadono all'uomo, quindi che ne so, il fatto che l'aria non è più respirabile come prima, i rumori dovuti agli aerei, al traffico aereo, insomma, delle cose che in maniera molto semplice, molto lineare, con un linguaggio diretto, interessano ai bambini in quella fascia di età e soprattutto mi ha dato la possibilità appunto di lavorare sia su scienze, sia su arte, sia su per italiano, anche matematica, insomma, ci ho potuto lavorare veramente tanto. Anche di Bandiera trovate il video, quindi per la classe seconda. In classe terza ho parlato, non è che ho parlato, ho incentrato tutto il mio lavoro di un anno sulla lettura di Storia della gabbianella e del gatto che le insegnò a volare, che credo sia uno dei progetti interdisciplinari più richiesti, più attuati, più gettonati in assoluto. Lo vedo dal numero di volte in cui è stato visto il video, lo vedo le decine e decine di mail che ricevo per richieste di materiale didattico. Quindi credo che questa sia una storia perfetta per la terza, proprio il libro ideale. È una storia di amicizia, una storia che parla di diversità, la conosciamo tutti, è una storia che veramente emoziona tutti, grandi e piccini, che si presta a fare tantissime attività. E non sto qui a raccontarvele tutte quelle che abbiamo fatto perché sono veramente tante, ma le trovate nel video dedicato a Storia della gabbianella e del gatto che ti insegnò a volare. È veramente uno dei progetti più belli che ho potuto proporre alle mie varie classi. Questo l'ho ripetuto nel corso degli anni, sempre nelle mie terze, perché merita veramente tanto. I bambini si lasciano veramente coinvolgere in una maniera incredibile. Per quanto riguarda invece la quarta, quindi parliamo di bambini un po' più cresciuti, un po' più grandi, io ho proposto alla mia quarta la lettura del libro Il giardino segreto. Anche del giardino segreto trovate il video sul mio canale, provo a linkarveli tutti qui nelle schede. È stato un altro libro che mi ha permesso di toccare tantissimi argomenti, quindi di raccordare tante discipline e ai bambini è piaciuto tantissimo, proprio tanto. Diciamo che nella mia classe c'è stato un 50-50 come scelta tra Storia di una gabbianella e Giardino Segreto.
si sono veramente innamorati di questo libro, ma soprattutto del tema. Anche qui c'è il tema dell'amicizia, ma affrontato in maniera un po' più su, diciamo, rispetto a Storia della Gabbianella. Perché mentre il libro di Sepulveda parla di amicizia, di un'amicizia speciale tra due esseri diversi, quindi gatti e gabbiani, e il tema dell'inclusione, dell'accettazione, della diversità è molto forte. Nel Giardino Segreto si parla sì di amicizia, ma si parla di rinascita, di crescita, di evoluzione, di maturazione. Si parla appunto di quell'amicizia che ti permette di superare gli ostacoli, le barriere, e di credere in te stesso e di ottenere quello che tu magari non pensavi mai di poter ottenere. Il Giardino Segreto è un libro veramente bello, che secondo me anche tutti gli adulti dovrebbero leggere almeno una volta nella vita. E, ai miei alunni è piaciuto veramente tanto. Su questo libro abbiamo incentrato tantissime attività di lettura, di ascolto, di conversazione, di ricerca di vocaboli. Abbiamo affrontato l'argomento a livello scientifico perché abbiamo parlato di piante, di terreno. Adesso queste sono le cose che mi vengono in mente così, ma appunto guardate anche il video se volete approfondire. Ma abbiamo legato veramente tante, tante discipline. È stato un modo per arrivare ad approfondire certi argomenti passando per vie traverse, come dico io. Per quanto riguarda la quinta, non c'è ancora un video specifico perché in realtà per la quinta abbiamo letto tanti libri, abbiamo fatto tanti progetti, tutti interdisciplinari. Tanti piccoli progetti ed è quello poi che io vi vorrò proporre in un altro video, facendovi vedere tutti i materiali che abbiamo prodotto con i bambini, con i ragazzi, tutti i materiali di progetti interdisciplinari della classe quinta. Abbiamo seguito una scansione temporale, quindi abbiamo iniziato da gennaio, diciamo, quindi poco prima che finisse il primo quadrimestre. Abbiamo iniziato con i progetti che riguardano diciamo la settimana della memoria per andare a finire poi a giugno, quindi l'ultima settimana, di questo trovate il video, con un lapbook che riguarda grandi uomini che hanno cambiato il mondo. Ma all'interno di questo pacchetto di tempo c'è veramente tanto perché abbiamo veramente parlato di tante cose, affrontato tanti argomenti e ognuno di questi è stato visto proprio come un progetto che riguardava più discipline, quindi interdisciplinare, che ci ha permesso in un lasso di tempo magari dedicato a tecnologia, a scienze, a, che ne so, a storia, di toccare diversi argomenti, ma soprattutto di toccare diverse discipline, quindi avendo poi uno sguardo su diverse discipline, magari per i bambini era un unico argomento. Invece per noi è stato, anche dal punto di vista della valutazione, è stato importante perché si sono colti diversi aspetti, diverse discipline. Però questi progetti della classe quinta li lascio per un altro video, in cui vi farò vedere appunto tutti i prodotti finiti, i vari materiali, e poi vi potrò approfondire quelli che magari scegliete che vi possono interessare. Detto questo, diciamo che questo video era proprio un riassuntone generale. Andate a vedere quelli specifici che vi interessano per le vostre classi, appunto linkati nelle schede o in info box se riesco. E se avete bisogno appunto di qualche dritta, di qualche materiale, scrivetemi all'indirizzo mail che trovate nelle informazioni in info box giù. Vi prego, non mi scrivete messaggi su Facebook perché a volte me li perdo, cioè non riesco poi a tenerli in memoria finché non ho il tempo di rispondere. Invece la mail
Avendo già l'indirizzo, vi posso rispondere immediatamente e a volte ho anche i materiali caricati sul cellulare, quindi faccio abbastanza velocemente quando mi chiedete qualcosa. Detto questo, col secondo treno che passa e il caldo che mi sta sciogliendo, vi ringrazio per aver visto questo video, vi do appuntamento al prossimo e vi saluto. Ciao, ciao.